Tutto ha inizio con Ridge e Caroline che decidono di sposarsi, ma prima delle nozze Ridge bacia Alex e il giorno del loro matrimonio il padre di Caroline mostra le foto del tradimento mandando tutto all'aria. Caroline, affranta, finisce nelle mani del violento Ron, trovando poi un rifugio sicuro tra le braccia di Thorn, fratello di Ridge, e sposandolo. Questo accade mentre Brooke, fidanzata del poliziotto Dave, conosce ad un party Ridge e, lasciato Dave, si mette con lui. Ma poco dopo, Caroline, ubriaca, scambia Ridge per Thorn e fa l'amore con lui. Thorn, sentendosi tradito, spara a Ridge e divorzia da Caroline. Mentre Stephanie, la madre di Ridge, lo convince a lasciare Brooke e a sposare Caroline. Nel frattempo il padre di Ridge, Eric, si innamora di Brooke e poco dopo la sposa, ma Caroline purtroppo è malata di leucemia e muore. La dottoressa Taylor, che curava Caroline, consola Ridge per la perdita della moglie, se ne innamora e inizia una relazione con lui. Ridge però, nell'entusiasmo per una nuova scoperta della sua società di moda, fa l'amore con Brooke. Stephanie, madre di Ridge, documenta l'infedeltà di Brooke ad Eric, il suo ex marito. Ma Ridge, per non far torto al padre, procede per la sua strada. Eric però, credendo erroneamente che la figlia avuta da Brooke, la piccola Bridget, sia in realtà di Ridge, divorzia da Brooke. Brooke allora corre da Ridge, ma lui decide di restare con Taylor e di sposarla, nonostante baci Karen, la sorella gemella segreta di Caroline. Brooke, rimasta sola, cerca conforto nell'avvocato Connor, mentre Taylor, intrappolata in uno chalet con l'amico James, si concede a lui perché il ragazzo temeva di morire ancora vergine. James, che qualche volta era uscito anche con Brooke, quando la rincontra finisce a letto con lei. Intanto si viene a sapere che l'aereo che aveva preso Taylor per recarsi in Egitto ad una conferenza è caduto e Taylor risulta morta. Brooke sta ormai per sposare James, ma Ridge interrompe il matrimonio e la chiede in moglie. Lei accetta e si sposa con Ridge sulla spiaggia di Santa Barbara. Però Taylor in realtà è ancora viva. Era stata salvata da Omar, re del Marocco, e l'aveva sposata, divenendo così regina. Quando Ridge la rivede, recuperando la vista dopo una breve cecità, è molto confuso. Ma alla fine capisce di amare Brooke e divorzia ufficialmente dalla rediviva Taylor, che si consola baciando Eric, il padre di Ridge ed ex marito di Brooke, confidandogli però di amare ancora suo figlio Ridge. Intanto Brooke scopre che l'amico Grant la ama e gli concede un bacio di addio. Ridge li vede e, geloso, corre subito tra le braccia di Taylor e le chiede di sposarlo, e Taylor accetta. Brooke non la prende bene e decide di sposare Grant su uno yacht. Ridge però, mentre festeggia le sue imminenti nozze, ci ripensa e corre a fermare Brooke, arrivando però tardi. Taylor non è felice di questo comportamento di Ridge e lo lascia. Ridge però scopre che il matrimonio di Brooke sulla nave non è valido e le chiede nuovamente di sposarlo, e Brooke accetta. Ridge, dopo il matrimonio con Brooke, viene a sapere che il figlio che Taylor ha partorito, Thomas, è suo figlio. Così Ridge lascia Brooke e risposa Taylor. Taylor viene però circuita dal suo collega Pierce, che la bacia, ma il suo rapporto con Ridge continua. Poco dopo si scopre che Taylor, incinta di due gemelle, è malata di tubercolosi. Partorisce e muore, ma la sua anima riceve la grazia e può tornare nel suo corpo e riprendere a vivere. Nel frattempo, Brooke inizia una relazione con Thorn, fratello di Ridge, che cerca di ostacolare questa unione. Mentre lo stesso Ridge, raggirato e convinto che Taylor sia d'accordo, fa l'amore con Morgan, tentando di darle un figlio. Taylor, scoperto l'imbroglio, perdonerà Ridge e i due rinnoveranno il loro amore, anche grazie all'aiuto del fantasma di Caroline, la prima moglie di Ridge. Intanto, la storia tra Thorn e Brooke non dura, perché lei ama ancora Ridge. Brooke tenta allora di riprendersi Ridge, che però preferisce Taylor. Brooke inizia quindi una relazione segreta con Deacon, il marito di sua figlia Bridget, avuta con Eric. Per dissimulare il misfatto, sposa Whip, ma il matrimonio, nemmeno consumato, non ha l'effetto desiderato, e Bridget è sconvolta dal comportamento della madre, che ha da Deacon anche una figlia. Nel frattempo, si viene a sapere che il vero padre di Ridge non è Eric, ma Massimo Marone, una vecchia fiamma di Stephanie. Ma all'improvviso, la folle Sheila ferisce in una sparatoria sia Brooke che Taylor. Taylor è in gravi condizioni e muore. Brooke torna allora da Ridge e, durante un viaggio in Italia, a Genova, lo bacia. Bridget, ancora sconvolta dalla relazione tra suo marito e la madre, va da Ridge a cercare conforto e i due finiscono per baciarsi, ma Ridge e Brooke restano uniti, fino a quando Ridge cade in una fornace e muore, nel tentativo di salvare Brooke e Nick, un naufrago da poco accolto dai Forrester, dalla folle Sheila tornata alla carica. Incredula e disperata, Brooke fa l'amore con Nick, ma Ridge non è morto, e quando torna scopre quello che sta succedendo tra Brooke e Nick. Ridge è molto confuso, anche perché scopre che Nick è in realtà figlio di Massimo Marone, ed è dunque suo fratello. Brooke scopre di essere incinta, e quando è certa che il bambino sia di Ridge, lo sposa. Ridge però cade nuovamente in tentazione con Bridget, e Brooke lo lascia. Ma Taylor non è morta, è viva, ed è stata curata da Omar, il principe del Marocco. Ridge e Taylor decidono dunque di celebrare un nuovo matrimonio. Brooke allora si riavvicina a Nick, ma poi, anche per non far soffrire sua figlia Bridget, che nel frattempo si era messa con Nick, si allontana da lui e sposa Eric. Il matrimonio però non dura, e i due divorziano.
Taylor una sera bacia il pompiere Hector Ramirez. Brooke rivela il misfatto a Ridge, che lascia Taylor e chiede alla stessa Brooke di sposarlo, e lei accetta. Ma all'ultimo minuto arriva Nick, che interrompe il matrimonio, e Brooke, confusa, decide di restare con lui. Ridge, affranto, ha un infarto. Poco dopo, però, Ridge finisce a letto con Brooke, non accorgendosi che lei era sotto l'effetto di sonniferi. Nick allora interrompe la sua relazione con Brooke e torna tra le braccia di Bridget, mentre Brooke torna da Ridge. E Taylor, dopo aver per sbaglio investito e ucciso Darla, moglie di Thorne, inizia una relazione con lui. Ma Taylor, prima di sposare Thorne, bacia Nick, così le nozze saltano e lei sceglie di restare con Nick. Intanto Brooke e Ridge sembrano in procinto di sposarsi, quando Ridge litiga violentamente con Rick, il primo figlio di Brooke ed Eric. Brooke è sconvolta per l'aggressione al figlio e lascia Ridge per correre da Nick, che però sposa Taylor. Ridge è momentaneamente solo e comincia una relazione con Ashley, che dura comunque poco, perché tra lui e Brooke torna a splendere l'amore. Intanto la storia tra Taylor e Nick finisce, perché lui si rende conto di amare ancora Brooke. Taylor allora inizia una relazione con Rick, figlio di Brooke ed Eric, ed ex compagno di Phoebe, una delle due gemelle che ha avuto da Ridge. Ma rendendosi conto di amare solo Ridge, lo lascia ad una settimana dal matrimonio. Si viene a sapere che l'ultimo matrimonio di Ridge con Brooke non è valido, e Ridge, depresso e sotto calmanti, fa l'amore con Taylor. Quando Ridge confessa la caduta a Brooke, lei lo lascia. Prontamente, Taylor chiede a Ridge di sposarlo, e lui accetta. Brooke, però, superando mille insidie, arriva a cavallo al loro matrimonio e lo interrompe. Ridge non sa chi scegliere, e in un primo momento resta con Taylor, ma poi capisce di amare veramente Brooke, e torna da lei per sposarla. Ma la storia continua.